La preghiera deve essere insistente, in quanto la insistenza denota la fede. Pace bene, fratelli e sorelle carissimi, ancora un pensiero di Padre Pio che ci accompagni in questa giornata. Oggi Padre Pio ci invita a una preghiera insistente, in quanto, dice lui, l'insistenza denota la fede. Ecco, questo è molto importante per la nostra vita, perché quante volte noi preghiamo e talvolta diciamo un po' con sfiducia: io prego tanto, ma il Signore non mi ascolta. Io gli chiedo tanto quella grazia, ma quella grazia non arriva. E quante volte questo ci porta ad abbandonare la preghiera, ecco, a sentirci un po' frustrati, un po' dimenticati, la tentazione di giudicare Dio assente, insensibile, ecco, lontano dalle nostre necessità. Padre Pio ci esorta all'insistenza, a pregare sempre, a continuare a pregare, anche quando quella grazia o quella situazione che noi vorremmo in qualche modo modificare, ecco, non riusciamo a farla. Pregare con insistenza, perché l'insistenza, dice Padre Pio, denota, dimostra, ecco, la nostra fede. Dunque, è un invito a non scoraggiarsi, a non perdersi di coraggio di fronte alle difficoltà o all'apparente assenza di Dio, al silenzio di Dio, alla sua mancanza di intervento tempestivo secondo, ecco, la nostra tempistica, ecco, ma a avere fiducia nel Signore. Il Signore vede più lontano di noi, sa che cosa è meglio per noi, sa che cosa è utile ai fini della nostra salvezza. Noi dobbiamo imparare a fidarci di Dio, più che dei nostri sentimenti o dei nostri interessi o delle nostre aspettative, fidarci di Dio. Chiedere ovviamente con umiltà, con perseveranza, con costanza, quello che a noi sembra essere la cosa più giusta, ma allo stesso tempo saper accettare la volontà di Dio. Pensiamo a Gesù, ecco, nella preghiera nell'orto del Getsemani: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. In fondo, questa dovrebbe essere, questi sentimenti dovrebbero animare ogni nostra preghiera, anche quelle che noi rivolgiamo al Signore per la guarigione di una persona cara, per la soluzione di un problema che ci angustia, per un problema lavorativo, familiare o per un problema spirituale, ecco, che magari ci rattrista. Ecco, questo atteggiamento di filiale abbandono, di fiducia: quello che Dio ci darà certamente è il meglio. Chiediamo con fiducia, con perseveranza, con insistenza. Ciò denota la fede, dice Padre Pio, ma allo stesso tempo siamo pronti ad accogliere quello che Dio, ecco, ci donerà, perché ci donerà sempre quello che è meglio, più utile per la nostra salvezza e per la salvezza dei nostri fratelli. Pace e bene a tutti.